Ma i robot e l'industria 4.0 ci faranno perdere posti di lavoro? Quando sento dire o quando leggo che le nuove fabbriche ruberanno posti di lavoro, che i robot ruberanno posti di lavoro specialmente agli operai, penso immediatamente a tutte le fabbriche che ho visto e a quei rapporti di ricerca che in realtà dicono che più le fabbriche diventano intelligenti, più tecnologia innovativa mettono, più assumono. È una credenza che va assolutamente sfatata. I tassi di disoccupazione del mercato del lavoro italiani sono notoriamente allarmanti, riguardano molte fasce di popolazione, riguardano coloro che hanno più di 50 anni e riguardano ancora di più coloro che ne hanno di meno e sono giovanissimi. La disoccupazione e l'industria 4.0 non hanno in realtà nessuna relazione, a meno che la relazione non sia contraria. In Italia si perde il lavoro per molte ragioni, ma certamente non perché un'impresa fa innovazione tecnologica. È certamente ipotizzabile che il mondo del lavoro si divaricherà fra persone che hanno alte o buonissime competenze e sono facilmente collocabili e si possono spendere sul mercato del lavoro e persone che non le hanno. Interessa però dire che questa divaricazione non ha né a che vedere con i titoli di studio, né a che vedere con l'età, né a che vedere col livello gerarchico a cui si lavora. Il grande tema della competenza non riguarda il fatto che sta negli uffici, mentre la non competenza sta fra chi fa un lavoro manuale. Qui si stanno rimescolando tutti i livelli, si stanno rimescolando tutti i confini. Certamente sapere a qualsiasi livello della gerarchia di un'impresa sarà l'elemento strategico per continuare a lavorare.